Ciao bambini, buongiorno e buon inizio sabato a voi e alle vostre famiglie. Eccoci al momento delle storie. Quindi è che oggi ho portato tre librini da presentarvi, di cui parlarvi, e sono convinta che l'argomento di oggi vi può piacere perché oggi parliamo della cacca. Ah, quanto vi piaceranno i libri che parlano della cacca. E quindi ho detto che stamattina sarebbe stato proprio carino parlarvi di questi tre libri. Il primo è questo, Chi me l'ha fatta in testa? Una carrellata incredibile di cacche, di tutte le dimensioni, di tutti i colori. Ed è la cosa divertente è che ci possiamo divertire a indovinare di chi sono queste cacche. Io sono convinta che voi le riconoscete tutte. Quindi se volete provarci, qua abbiamo il nostro Chi me l'ha fatta in testa, perché il problema della nostra talpa è che, come vedete, qualcuno gli ha fatto la cacca in testa e deve scoprire assolutamente chi. E quindi andrà alla ricerca di quell'animale che gli ha fatto la cacca proprio in testa. Io vado perché andare al bagno non è mica una cosa così da prendere sotto gamba, ci vuole una preparazione. E il nostro amico qua si prepara proprio bene, lo vedete anche dalla copertina. Fa tutta una serie di cose che sono molto importanti, perché appunto per andare in bagno ci vuole una certa preparazione. E finiamo con questo immancabile, l'isola delle cacche, perché a volte ho sentito dire che qualche bambino se la vorrebbe un po' tenere questa cacca, cioè non gli va giù che la sua cacca debba andare via nel vasino. Ma qua vi spiega perché è così importante che la cacca vada nel vasino. Perché in realtà la cacca deve tornare, deve andare proprio qua, nell'isola delle cacche. Non lo sapevate? Ma lo sapete cos'è l'isola delle cacche? Mannaggia, ecco perché non volevate fare la cacca nel vasino. Quindi dovete leggere questo libro, capire dove deve andare la vostra cacca e fare un sacco di cacca nel vasino da qui in avanti. Bene bambini, io spero che i libri che vi abbiamo proposto vi siano piaciuti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, buon sabato e buon fine settimana a voi e alle vostre famiglie. Buona cacca a tutti! Ciao!